Il TAR di Pescara ha respinto il ricorso presentato dall'ex presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano, Domenico Cirulli, contro l'atto del sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, che lo revocava da componente del CDA. La sentenza ha definito il ricorso di Domenico Cirulli palesemente infondato. La giurisprudenza amministrativa considera di carattere fiduciario le nomine e le designazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali presso altri enti di competenza del sindaco. Cirulli era stato nominato componente del Consiglio di amministrazione di Lanciano Fiera e indicato per la presidenza dall'ex sindaco Filippo Paolini. L'attuale sindaco Mario Pupillo aveva proceduto, dopo la vittoria alle elezioni amministrative di maggio, alla nomina dei tre rappresentanti del comune di Lanciano nel Consiglio di amministrazione del consorzio: Franco Ferrante, indicato per la presidenza del CDA, Davide Tupone e Rossano Zulli. Nella sentenza del TAR di Pescara è stato ribadito nelle motivazioni che la cessazione del mandato del sindaco e lo scioglimento del Consiglio Comunale finiscono necessariamente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo.